Vi posso annunciare fin d'ora che Forza Italia si impegna ad indicare fra i suoi rappresentanti al prossimo governo un protagonista della vostra regione. È Silvio Berlusconi ad annunciare al telefono l'intenzione di dare al Friuli Venezia Giulia un esponente nel futuro governo, nel caso in cui le urne, così come i sondaggi, indicassero una maggioranza di centrodestra. Il presidente di Forza Italia, intervenendo con una lunga chiamata alla presentazione dei candidati del partito in Friuli Venezia Giulia, non si è sbilanciato sul nome del possibile futuro sottosegretario, ma potrebbe trattarsi proprio della coordinatrice regionale e deputata ricandidata alla Camera, Sandra Savino. Quello che mi preme sottolineare maggiormente è che tutti i nostri candidati sono espressione del territorio. Sono persone che hanno avuto ruoli all'interno delle varie amministrazioni e hanno tuttora ruoli, per esempio sindaci piuttosto che assessori comunali. Oltre a Savino, Forza Italia presenta Roberto Novelli, Anna Bidoli e Fabio Gentile per la Camera, mentre per il Senato Franco Dalmas, Eleonora Viscardis e Dario Obizzi. Tra gli interventi a sostegno degli azzurri nella conferenza di oggi, anche quelli del sindaco di Piazza e del presidente del Consiglio regionale Zanin. Non è mancata l'espressione del rammarico per la scelta degli alleati della coalizione di centrodestra di escludere Forza Italia dai collegi uninominali, ma la partita è tutt'altro che finita e l'esito dipenderà dalle urne. Chiaramente la diminuzione del numero dei parlamentari ha penalizzato alcuni territori. Noi però da questo non ci facciamo spaventare, facciamo la nostra campagna elettorale nella speranza di poter avere un rappresentante di Forza Italia al Parlamento, proprio per continuare quel lavoro che noi parlamentari uscenti abbiamo sempre fatto, cioè tenere molto stretto il rapporto fra i parlamentari e il territorio. Forza Sandra, forza Friuli, forza Venezia Giulia e naturalmente forza Italia!